Uno, perché Occhetto non sapeva che cosa fosse quello che voleva fare, e allora i giornalisti lo aiutavano. Mi ricordo Repubblica che dava contenuto a tutti gli intellettuali a scrivere che cosa fosse la cosa uno, perché lui non lo sapeva. E il testo qui è il testo della cosa uno, che non so che cosa sia. Grazie, collega Bianconi, poi Piepoli. Vedi, Presidente, quando io ho indicato l'indescrivibile linguaggio giuridico di questo articolo, ho indicato come emblematica la parola raccordo, che è stata giustamente ripresa da chi ha un minimo di sensibilità. In realtà, senza bisogno del Senato, c'è una regola generale che è presupposta alla Costituzione, e c'è l'obbligo di leale collaborazione istituzionale fra enti. Non c'è bisogno del Senato, non c'è bisogno di indicare, perché la leale collaborazione fra enti è un dovere presupposto alla Costituzione. Quindi siamo alla fiera degli ordini del giorno inutili. In più, lei sa, Presidente, perché è uomo di cultura, che la nostra Costituzione può piacere o meno, ma su una cosa sono tutti d'accordo: è scritta in un italiano ineguagliabile. Ma pochi sanno perché. Perché quando i costituenti, che non eravamo noi, ma avevano, senza così sminuirci più di tanto, ben altra levatura che la nostra, ebbero fatto il testo, chiamarono i professori della Crusca, gli consegnarono il testo e glielo fecero mettere in italiano, con regole fisse. Siccome Renzi è di Firenze, questa cosa la dovrebbe sapere, se questo semiaborto linguistico l'avesse condannato anche lui una settimana alla Crusca, forse qui saremmo stati a confondersi di meno. Qui si usa un linguaggio che è tipico degli ordini del giorno dei consigli comunali. La pagheremo sotto un profilo della nostra identità. Questa legislatura, che porta già un numero che porta male, sarà segnata per l'ignoranza che noi avremo dimostrato nello scrivere questo schifo. Il collega Occhiuto, prego. No, chiedo scusa, prima c'era Piepoli, chiedo scusa, collega. Piepoli. Grazie, Presidente. Io credo che al di là di quella che può essere la polemica congiunturale legata al dibattito su questo nuovo passaggio parlamentare, un tema emerge ed è un tema che noi dobbiamo considerare non più solo in filigrana ma davanti a noi. Ed è un'emergenza per quello che sarà ovviamente il quadro successivo legato al superamento del bicameralismo perfetto. Intendo dire quello che più volte i colleghi qui stamattina hanno richiamato e si chiama la qualità della legislazione. Il superamento del bicameralismo perfetto che con questa legge noi andiamo a certificare pone questo non più come una sofisticata esigenza intellettuale, ma come una ragione di sopravvivenza del Parlamento. Perché negli altri paesi d'Europa, in particolare la Germania, la Francia e l'Inghilterra,